Prego, si accomodi. Salve. Prego, si accomodi. Salve. Dove preferisce che mi sieda? Quella che preferisci. Ah, bene, allora credo che mi siederò su questa. Una qualsiasi? Una qualsiasi. Ah, bene, allora credo che mi siederò su questa. Quando lei ha chiamato questa mattina al telefono mi è sembrato un po'... Ansioso? Ansioso, sì. Anche un po'... Disperato. Disperato? Ma hai capito, lei lavora per il suo... Defunto padre. Esatto, e che cosa fa? Beh, io non lo so realmente, non me l'ha mai detto. Io mi limito ad entrare in una stanza dove c'è una scrivania e il calendario del 1988 e sto lì dalle 9 alle 5. Non è una funzione, un compito. Ehi, io sono il figlio del capo morto. Vi sono funzioni che si tramandano di generazione in generazione, tra queste non far nulla. Beh, io credo di soffrire di un disordine della personalità. Sarebbe a dire? Annoio la gente. Io so di essere nel posto giusto. Io so che lei è la persona giusta. Io so che voglio farcela. Bene! E adesso parliamo di soldi. Che cosa spera di ottenere qui? Vorrei diventare meno noioso, crede sia possibile? Lei e sua moglie svolgete lo stesso mestiere, sono impressionato. E come funziona, se posso chiederglielo? Piuttosto bene, grazie. Nessun risentimento? Nessuna gelosia? Nessuna competizione? No, niente di niente, va bene? Allora noi due siamo una squadra! Su, avanti squadra! Forza squadra! Sì, squadra, sì! Quanto mi piaceva il basket. È ragionevole pensare che quando due persone svolgono lo stesso mestiere e così ha sempre la sensazione come se uno voglia svolgerlo meglio dell'altro, anche se di poco. No, spero, spavore, signore. Ah, va bene, ma di questo... Io ho bisogno di farle delle domande basilari, ok? Mm-hmm. Per cui si spogli completamente con me. No, sì, sì. Senta. Senta, lei è uno di quegli individui che si mette facilmente paura, vero? Oh, sì, però prima dovremmo stabilire qual è il tuo ruolo. Io non recito alcun ruolo, l'ho appena incontrata e si copra, per favore. Va bene, accetto. Siamo qui per risolvere i suoi problemi, eh? Appunto. Dunque, che cosa le dà l'impressione di ammagliare la gente? Beh, me lo dicono in faccia, solitamente. Sì, e in quale momento di solito? Non stanno a pensarci su a lungo, ecco. Diciamo una settimana? Meno. Sua moglie mi ha traumatizzato. Qualche problema di ciao. Non mi sembra di far capire un messaggio maschile troppo forte da lei. Proviamo a recitare un ruolo. Bene. Allora, facciamo finta che sia la prima volta che lei mi vede. Diciamo ad una festa elegante, ok? Lei è in piedi vicino a me. Lei è in piedi vicino a me. E io le dico, ah, bella festa, eh? Lei come reagisce? Magari le piacerebbe andare in bagno e farci una scopatina. No, mio Dio! Non le permetto di continuare! Oh, ma su, avanti, Giuseppe! Lei è più disturbato di me, non è vero? Vincenzo! Lei non sbaglia! Lei non sbaglia! Lei è chiaro, è un degenerato! Giuseppe, no! Giuseppe, no! Giuseppe, piccola! Festa di cazzo! Piccola! Butta giù.